Favoriti quelli della Ferrari, Ascari e Villoresi, ma la Lancia di Bonetto darà filo da torcere sia all'uno che all'altro. Una novità, la partenza volante. Ascari sfreccia subito in testa, seguito dalla Lancia di Gonzales. Il duello durerà soltanto 10 giri. All'11° Gonzales è costretto a fermarsi per noie alla frizione. E quando riparte, Ascari lo ha già doppiato. Fuori strada l'argentino, ma riprenderà prima di ritirarsi. Fuori strada la signora Piazza, urtata da Ascari al 13° giro. E addirittura capovolta la macchina del campione del mondo. Per fortuna, incolumi i piloti. Villoresi si sostituisce ad Ascari e vince la prima prova davanti a Bonetto e a Farina. La seconda prova, scomparsi Ascari e Gonzales, ripeterà esattamente l'ordine d'arrivo della prima. Ma all'inizio è Bonetto in testa, seguito da Farina. Poi Villoresi passa al secondo posto, che conserva nonostante questa sbandatina. E all'11° giro è lui al comando e Bonetto non riuscirà più a superarlo. Vittoria per 18 secondi. Gigi può ora abbandonarsi al più tenero degli abbracci.